Sabbioneta è capitale dell'UNESCO e deve diventare punto di riferimento del turismo culturale ed enogastronomico della zona insieme a Mantova. E questo è il messaggio lanciato da Regione, Provincia e Comuni in occasione del Lombardia UNESCO Tour, che ha fatto tappa a Sabbioneta, dove è stato registrato un video promozionale con protagonista Romano Tamani, ovvero lo chef dell'ambasciata di Quistello, considerata dalla guida Michelin luogo unico al mondo. Io sono stato un grande lavapiatti, faccio anche cucina, insomma credo che si diventa grandi cuochi un attimo prima di finire questa bella vita. E il Mantova e dintorni per me è la Food Valley, dove c'è la cultura della pasta, del pane, della polenta. La civiltà della polenta, e noi che abbiamo galline, capponi, anatre, manzo, noi frutta, verdura, abbiamo quasi tutto. Il video è stato un momento importante per riunire le forze e dare ulteriore slancio alle eccellenze di Sabbioneta e della zona in occasione di Expo 2015. Ci siamo accorti che questi siti sono dei patrimoni splendidi, che il mondo ci invidia, ma che ancora non sono apprezzati e valorizzati, ma conosciuti anche dai cittadini stessi come meriterebbero. E quindi abbiamo voluto lanciare questa iniziativa originale insieme al Centro Sperimentale di Cinematografia, che produrrà attraverso i propri allievi un docufilm, una sorta di documentario di 50 minuti che proporrà le bellezze legate ai nostri territori e ai siti UNESCO con dei testimonial d'eccezione che abbiamo scelto, ovviamente legati ciascuno al proprio territorio di appartenenza. Come ho detto, 40.000 presenze annue per Sabbioneta sono poche, abbiamo bisogno di promozione ed Expo può essere una vetrina importante per promuovere il nostro sito UNESCO, che ha anche borghi più belli d'Italia, che ha anche bandiera arancione. La ripresa con Romano Tamani a Sabbioneta entrerà a far parte del video di promozione del sito UNESCO Lombardi, che verrà presentato a fine aprile.